Ragazzi, nella lezione di ieri abbiamo visto i vari tipi di composti chimici, li abbiamo un po' più discusso, abbiamo visto le regole di nomenclatura e tutto ciò preludeva al capitolo delle reazioni chimiche. Che cosa succede nel corso di una reazione chimica? Succede che si spezzano i legami che tengono insieme le particelle che costituiscono i reagenti. Queste particelle poi si riorganizzano tra di loro differentemente a formare dei composti chimici diversi che vengono indicati come prodotti di reazione. Poi abbiamo visto che cos'è che fa avvenire una reazione chimica. Abbiamo guardato il fatto che in una reazione chimica, come in qualsiasi processo spontaneo, tutto tende alla minima energia possibile e tutto tende al massimo disordine possibile. Perché il massimo disordine possibile? Perché il massimo disordine possibile è più probabile. Abbiamo visto che quando queste due tendenze sono concordi, la reazione avverrà sicuramente. Quando queste due tendenze sono discordi, che cosa succede? Succede che vince il criterio di tipo energetico, il criterio di tipo probabilistico a seconda della temperatura. A temperatura alta vince il criterio probabilistico, a temperatura bassa vince il criterio energetico. E abbiamo visto come far confluire questi due criteri in un unico criterio, andando a creare una funzione di stato indicata con G, l'energia libera di Higgs, e questa funzione di stato è uguale all'entalpia, la funzione di stato che misura l'energia di un sistema, meno T, ovvero la temperatura assoluta che non abbiamo ancora definito, ma che diciamo è una stretta parente della temperatura centigrada. Nella prossima lezione faremo i gas e vedremo come, parlando dei gas, potremo andare a definire la temperatura assoluta, che è moltiplicata la temperatura assoluta per la funzione di stato entropia, che è la funzione di stato che misura il grado di disordine di un sistema. Adesso vediamo un pochettino come si rappresentano le reazioni chimiche. Le reazioni chimiche vengono rappresentate con una... ma che sta succedendo? Vengono rappresentate con una equazione chimica, un'equazione chimica del tipo di quella che io vi... scrivo allora. Le reazioni chimiche vengono indicate, vengono rappresentate con delle equazioni, tipo quella che abbiamo scritto alla lavagna adesso. Cosa voglio dire? Dunque, con le lettere maiuscole, A, B, C, D maiuscole, vengono indicate le formule chimiche dei composti chimici che partecipano alla reazione. A e B ovviamente sono i reagenti, C e D sono i prodotti di reazione. Con le lettere minuscole A, B, C e D vengono indicati i coefficienti stoichiometrici, che sono dei numeri generalmente interi. In alcune reazioni vengono riportati anche dei coefficienti stoichiometrici frazionali. Diciamo, generalmente i coefficienti stoichiometrici sono sempre interi, però per alcune reazioni può essere utile anche andare a esprimere qualcuno di questi coefficienti stoichiometrici con delle frazioni. Vedremo, diciamo. La cosa è assolutamente ininfluente, perché i coefficienti stoichiometrici chiaramente possono essere tutti quanti moltiplicati per uno stesso numero, cioè questa è una vera e propria equazione. Cioè, in un'equazione voi che cosa avete? Avete che il primo membro è uguale al secondo membro. Se voi moltiplicate il primo e il secondo membro per uno stesso numero, lo dividete per uno stesso numero, lo sottraete o lo addizionate per uno stesso numero, la uguaglianza che vi è data dall'equazione non viene assolutamente. Quindi se voi i coefficienti stoichiometrici che si trovano in una reazione chimica li moltiplicate, li dividete per uno stesso numero, la validità dell'equazione chimica resta sempre verificata. Pertanto quindi queste equazioni con cui vengono rappresentate queste reazioni chimiche rappresentano delle reazioni sia qualitative sia anche quantitative. Perché? Perché praticamente noi abbiamo... ci dice l'equazione chimica con cui rappresentiamo la reazione non solo quali sono i reagenti e quali sono i prodotti di reazione, ma ci dice anche quali quantità di materia sono coinvolte nella reazione chimica. Cercherò di essere un pochino più chiaro.
Praticamente quello che ci dice la reazione chimica, ci dice praticamente che se questi sono tutti quanti composti di tipo molecolare, abbiamo che A molecole della specie A reagiscono con B molecole della specie B per dare C molecole della specie C e D molecole della specie B. Adesso chiaramente la relazione che è, diciamo, scritta per le molecole è valida anche per i numeri di moli. L'unica differenza è che mentre le molecole sono delle grandezze molto molto piccole che si misurano con difficoltà, con grandezze macroscopiche, tanto è vero che è stato necessario andare a coniare l'unità di massa atomica per misurare la massa delle molecole, invece praticamente le moli vengono misurate con i grammi. Quindi questa è una relazione che ci permette anche di dire che A moli del composto A reagiscono con B moli del composto B per dare C moli del composto C e D moli del composto D. Pertanto questa equazione con cui viene rappresentata la reazione ci permette anche di stabilire dei rapporti tra le masse delle sostanze che partecipano alla reazione. Questo capitolo della chimica si chiama stechiometria. Cioè, in poche parole, noi avremo che se una certa quantità di A reagisce con una certa quantità di B, il rapporto sarà sempre fra di loro come il coefficiente stechiometrico di A sta al coefficiente stechiometrico di B. Diciamo che su tutto quanto questo capitolo farete tutta una grossa serie di lezioni di esercitazione. La facciamo la settimana prossima, perché la settimana prossima può essere che io mercoledì ho un impegno e non posso fare lezione. Allora vi verrò sostituito dall'ingegnere Marocco, che vi farà tutta una lezione di esercitazione proprio su questi argomenti qui. Diciamo che gli esercizi di stechiometria sono degli esercizi fondamentali, perché sono la base di tutta quanta la chimica. Cioè, quandunque si affronti un problema chimico, ci sta sempre una reazione chimica con cui si ha a che fare. Quindi se non si è in grado di fare gli esercizi di stechiometria è assolutamente inutile venirsi a presentare all'esame. Sono degli esercizi decisamente semplici, non presentano difficoltà concettuali. Poi chiaramente vi faremo allenare opportunamente per fare questi, non vi manderemo allo sbaraglio a fare questo esame, quindi ripeto, è assolutamente alla vostra portata conoscere bene la stechiometria. Ripeto, se degli esercizi di stechiometria come quelli che noi facciamo a lezione non siete in grado di farlo, assolutamente non è il caso che vi veniate a presentare all'esame. In sede d'esame una magagna simile verrebbe sicuramente alla luce. Allora, dicevamo, le reazioni chimiche vengono rappresentate con questo tipo di equazioni. Veniamo un pochettino a classificarle. Dunque, per quanto riguarda la classificazione delle reazioni chimiche, si può, diciamo così, fare una prima distinzione tra le reazioni chimiche che possono essere definite non di ossidoriduzione e le reazioni chimiche che sono di ossidoriduzione. Allora, facciamo più presto a dire quali sono le reazioni chimiche di ossidoriduzione. Si dice che una reazione è di ossidoriduzione quando c'è una specie che varia il proprio numero di ossidazione, ad esempio lo aumenta e si dice che si ossida. Aumentando il proprio numero di ossidazione, che cosa fa? Cede degli elettroni, perde degli elettroni. Ovviamente, poiché nulla si crea e nulla si distrugge, se una specie chimica, un elemento, perde degli elettroni, ci dovrà essere un altro elemento che accoglie questi elettroni. Ovviamente l'elemento che accoglie gli elettroni, che cosa fa? Diminuisce il proprio numero di ossidazione. Quando un elemento diminuisce il proprio numero di ossidazione si dice che si riduce. È chiaro? Allora, le reazioni di ossidoriduzione sono quelle in cui un elemento si ossida e un elemento si riduce. Quindi c'è una grossa categoria di reazioni chimiche che sono in questo momento. Poi ci sono tutta un'altra serie di reazioni chimiche in cui praticamente non si rilevano variazioni del numero di ossidazione di alcun elemento. Queste sono le reazioni che possiamo definire non d'ossidoriduzione. Nell'ambito delle reazioni non d'ossidoriduzione, cioè dove non si verifica nessuna variazione del numero di ossidazione, ne possiamo andare, diciamo così, a
vedere diversi tipi. Adesso ve le presento. Ad esempio, sono reazioni non d'ossido di induzione, le reazioni di precipitazione. In cosa consistono le reazioni di precipitazione? Abbiamo per esempio dei composti che si trovano in soluzione. Mescolando le soluzioni di questi due composti si forma un composto che è insolubile e che precipita. Allora, scriviamo una di queste reazioni e discutiamola un pochettino. Ad esempio, abbiamo che il cloruro di bario, che ha formula di HCl2. Ecco, un'altra informazione. Nelle reazioni molto spesso viene riportato con un pedice in basso fra parentesi lo stato d'aggregazione in cui si trova quel particolare reagente e in cui si trova quel particolare prodotto di reazione. Diciamo che questa è generalmente una cosa molto utile perché vi rende conto di che cosa sta avvenendo. A volte gli studenti che non scrivono lo stato d'aggregazione del reagente o del prodotto di reazione, io poi parlandogli un pochettino mi rendo conto che non stanno nemmeno capendo di che cosa stanno parlando, cioè non hanno chiaro se è una reazione che avviene in fase gassosa, se è una reazione che avviene in fase soluzione, se è una reazione che avviene, che vi posso dire, fra un gas e un solido o fra una soluzione e un solido e quindi avviene fisicamente soltanto sull'interfaccia del solido, per cui riportare lo stato d'aggregazione, diciamo, permette di avere sempre sotto controllo tutto quanto il sistema e, diciamo, è una mia raccomandazione personale che è utile andare a indicare sempre lo stato di aggregazione dei vari reagenti e dei vari prodotti di reazione. Quindi le reazioni di precipitazione che noi stiamo discutendo, che noi stiamo presentando, sono delle reazioni che si verificano in soluzione. Allora, per indicare che avviene in soluzione, si scrive una parentesi, si indica A. Acqua che vuol dire? Vuol dire acquoso, vuol dire che il mezzo dove si verifica la reazione chimica è una soluzione acquosa. Quindi se noi abbiamo una soluzione di cloruro di bario e la mescoliamo con una soluzione di solfato di sodio che ha formula Na2SO4, quindi anche questo è acquoso, che cosa si verificherà? Mescolando le due soluzioni che sono entrambe limpide, entrambe incolori, abbiamo che improvvisamente questa soluzione diventa bianca. Diventa bianca perché? Perché è precipitato il solfato di bario, che è un sale insolubile. E praticamente il solfato di bario invece si troverà allo stato solido, precipitando si trova allo stato solido. Ovviamente inizialmente il solido è sospeso nella soluzione e se noi lasciamo il sistema, diciamo, tranquillo, non lo andiamo ad agitare, vediamo praticamente che il bianco, che il colore bianco che ha assunto la sospensione, perché a questo punto quando precipita il solfato di bario non è più una soluzione, è una sospensione, il colore bianco tende a stratificarsi verso il basso e la parte alta del sistema diventa un'altra volta limpida e trasparente. Perché? Perché chiaramente la densità, il peso specifico del solfato di bario è maggiore di quello dell'acqua e tenderà a sedimentare verso il basso. Quindi abbiamo praticamente che precipita il solfato di bario e in soluzione che cosa resterà? Resterà soltanto il cloruro di sodio. Diciamo, per andare a evidenziare il fatto che il solfato di bario precipita e quindi si allontana dal sistema reagente che è la soluzione, a volte si utilizza anche una freccia diretta verso il basso, cioè a dire questo qua è solido e cade verso il basso. Proprio questo è, diciamo, il senso che ha questa freccia. Adesso, una reazione chimica deve essere bilanciata. Bilanciata che significa? Significa praticamente che nella reazione chimica deve essere rispettata la legge della conservazione delle masse di Lavoisier. Cioè se compaia un certo numero di atomi fra i reagenti, questo stesso numero di atomi dovrà comparire anche fra i prodotti di reazione e viceversa. Diciamo che questa operazione di bilancio, di bilanciamento della reazione chimica, per le reazioni che non sono di ossido-riduzione è sempre estremamente agevole. Diciamo così che si fa a vista,
fare il bilanciamento delle reazioni a vista significa, diciamo, nella realtà applicare la legge della conservazione delle masse. Adesso ve lo faccio vedere, una cosa estremamente semplice. Noi dobbiamo semplicemente andare, diciamo così, ad assicurarci che tutti quanti gli atomi che sono riportati in questa equazione chimica compaiono lo stesso numero di volte, sia fra i reagenti sia fra i prodotti di reazione. Allora andiamole a vedere una volta. Il bario, qui ci sta un atomo di bario, qui ci sta un atomo di bario. Allora sul bario non dobbiamo fare altre considerazioni. Vediamo il cloro. Il cloro qui ne compaiono due atomi, qui ne compare uno solo. Quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che dovranno comparire, se ce ne stanno due, ce ne devono stare due anche qui. Quindi per starci un 2 anche qui, dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti. Adesso vediamo il sodio. Il sodio qui compare due volte e il sodio qui compare due volte. Quindi col sodio stiamo a posto. Lo zolfo qui compare una volta, lo zolfo qui compare una volta. L'ossigeno qui compare una, quattro volte, qui compare quattro. Quindi abbiamo bilanciato la reazione. Diciamo che invece di fare questo ragionamento, lo zolfo una volta, lo zolfo una volta, l'ossigeno una volta, l'ossigeno quattro volte, l'ossigeno quattro volte, possiamo più rapidamente dire, poiché sappiamo che sulla base della lezione che abbiamo fatto ieri, che zolfo e ossigeno sono legati fra di loro in un aggregato molecolare caricato negativamente, chiamato ione solfato, con carica meno 2, allora qui c'è uno ione solfato SO4 meno 2, e qui c'è uno ione solfato SO4. Va bene? Quindi il sistema dopo la reazione da che cosa sarà costituito? Sarà costituito da una soluzione acquosa in cui è rimasto soltanto il cloruro di sodio e praticamente da il solfato di bario che invece è precipitato e si è stratificato verso la parte bassa della sospensione. Va bene? Adesso i coefficienti stoichiometrici quali sono? Vedete, qui non compare niente, ma dove non compare niente che significa che ci sta un 1 davanti? Quindi 1, 1, 1 e 2. Va bene? Diciamo che il bilanciamento delle equazioni chimiche che rappresentano equazioni che non sono di ossidoriduzione è sempre così, molto semplice, non è che ci sono grandi problemi. Per quelle di ossidoriduzione, come vedremo fra poco, alcune è semplice alla stessa maniera. Altre un pochino più complicato e allora richiede qualche considerazione suppletiva che ovviamente faremo. Adesso quindi io ho detto queste sono le reazioni di precipitazione. Altre reazioni che possono essere considerate reazioni sempre non d'ossidoriduzione sono quelle là di neutralizzazione o quelle acido-base. Ad esempio, che vi posso dire? Se noi abbiamo l'idrossido di calcio, vedete, CaOH preso due volte, sempre in soluzione acquosa, che reagisce con dell'acido cloridrico, sempre anch'esso in soluzione acquosa, noi abbiamo praticamente che le proprietà degli acidi sono antitetiche a quelle lì delle basi. Ci sarà un capitolo di questo corso che si chiamerà acidi e basi ed equilibri in soluzione che tratterà proprio specificamente di questo problema. Per adesso che cosa vi posso cominciare a dire? Vi posso cominciare a dire che praticamente l'idrossido di calcio in soluzione è dissociato negli ioni che lo compongono, Ca 2 più e OH meno meno, e altre, e anche l'acido cloridrico quando viene posto in soluzione si dissocia in ioni H più e ioni Cl. Adesso lo ione H più reagisce con lo ione OH meno e si neutralizzano fra di loro e danno origine ad una molecola d'acqua. Quindi se vogliamo andare a scrivere questa reazione dovremo scrivere che in soluzione resta il cloruro di calcio che ha formula CaCl2 sempre acquoso e si forma dell'acqua. Ovviamente scrivere acqua acquosa è una cosa abbastanza poco intelligente. Adesso andiamo, quindi questa è una reazione di neutralizzazione o acido base, come la vogliamo chiamare. Thank you.
Allora, andiamola a bilanciare. Dunque, qui ce n'è uno di calcio, qui uno di calcio. Vedi, io presentandovi queste reazioni vi faccio anche un pochettino di esercitazione, cioè vi mostro come si fa questo bilanciamento. Dopo che vi ho fatto vedere 4-5 di queste reazioni lo saprete fare benissimamente anche voi. Poi abbiamo praticamente gli OH sono diventati acqua, quindi lasciamoli stare, gli H sono diventati acqua, quindi lasciamoli stare. Passiamo al cloro, vedete qua ci sono due atomi di cloro, qui ce n'è uno solo, quindi dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti. Cosa? Non ho capito perché di neutralizzazione. Neutralizzazione, perché vi ho detto che le proprietà degli acidi caratterizzati dallo ione H+ sono antitetiche alle proprietà delle basi. Quando reagiscono fra di loro acidi e basi, praticamente uno ione OH- uccide uno ione H+, così come pure uno ione H+ uccide uno ione OH-. Quando si uccidono fra di loro questi due ioni, a cosa danno origine? A una molecola di acqua. Quindi è come se uno neutralizzasse l'altro, ma per neutralizzarlo lo uccide, ma uccide anche se stesso praticamente. Quindi qui ci sono due atomi di cloro e due atomi di cloro, anche qui, quindi di idrogeno quanti ce ne sono? 2 più 2 sono 4, qua ce ne troviamo 2 solamente, quindi andiamo a mettere un 2 qua avanti. Di idrogeno quanti ce ne sono? 2 che stanno qui e 2 stanno qui. Quindi è bilanciata, quindi i coefficienti stoichiometrici sono 1, 2, 1 e 2. Va bene? Ok? Diciamo che queste reazioni ve le ho presentate nella cosiddetta forma molecolare, diciamo così. E se vogliamo andare a vedere proprio realmente che cosa succede, dovremmo scrivere la cosa in maniera lievemente diversa. Perché praticamente vi ho detto che questo è un sale. Quando andremo un pochettino più avanti nel corso di questo corso, vedremo che quando i sali passano in soluzione sono dissociati negli ioni che li compongono. Questo lo studieremo nelle soluzioni. Allora, praticamente, in soluzione noi non troveremo BaCl2, bensì troveremo ioni Ba2+, acquosi, più due ioni Cl- acquosi anch'essi. Così come pure anche il solfato di sodio è dissociato completamente in soluzione e quindi quando si dissocia una mole di solfato di sodio in soluzione dà origine a due moli di ioni sodio, ovviamente acquosi. Questo 2 che sta qua ovviamente corrisponde al 2 che sta qua. Questo 2 che sta qua corrisponde al 2 che sta qua, chiaro? Se si dissocia una mole di questo, una mole di cloruro di bario è costituita da una mole di bario e due mole di cloro, quindi in soluzione ci troveremo una mole di bario e due di cloro, altrettanto per il solfato. E poi uno ione SO4- acquoso anch'esso. Quando reagiscono fra di loro, ione bario e ione solfato si attraggono fra di loro e danno origine a un sale che è insolubile e quindi si forma il BaSO4 solido. E praticamente lo ione sodio e lo ione solfato restano inalterati in soluzione. Quindi scusate, lo ione sodio e lo ione cloruro restano inalterati in soluzione. Ovviamente che cosa vi hanno insegnato in un'equazione matematica? Che i termini che compaiono uguali nel primo e nel secondo membro, cosa si fanno? Si elidono, elidiamoli. Allora elidiamo questi due, elidiamo questi due. In effetti, diciamo così, quello che reagisce veramente è soltanto questo, cioè che lo ione bario si attrae con lo ione solfato e precipita per dare origine a solfato. Diciamo che le reazioni chimiche possono essere rappresentate sia in questa forma molecolare sia in questa forma ionica, per cui dovete avere confidenza con entrambe le maniere di andare a rappresentare le equazioni chimiche. Scriviamo in forma ionica anche questa reazione di neutralizzazione. Allora, avremo che il cloruro,
L'idrossido di calcio è dissociato e in soluzione si trova sotto forma di ion Ca2 più acquosi, e ovviamente dalla dissociazione di una mole di idrossido di calcio si originano una mole di calcio, di ioni calcio, e una mole di ioni, e due mole di ioni ossidrili. Quindi avremo Ca2 più 2 OH-. Anche l'acido cloridrico risulta completamente dissociato in acqua. Su questo punto torneremo molto abbondantemente quando faremo il capitolo acido e base. Capiremo perché è dissociato completamente, che cosa succede, quali sono i presupposti, faremo tutte queste cose qui. Per adesso scriviamo che l'acido cloridrico in soluzione si presenta come H più acquoso più Cl- acquoso. Adesso quello che effettivamente succede in soluzione è che gli ioni OH- reagiscono con gli ioni OH+. Va bene? Ovviamente, due ioni OH-, di quanti ioni H+ hanno bisogno per reagire? Di due ioni H+, quindi qui ci dovremmo andare a mettere un 2 qua avanti. Ovviamente se io prendo due moli di H+, due moli di H+ erano originariamente presenti in due moli di HCl, e due moli di HCl quando si dissociano danno origine a due moli di H+ e a due moli di Cl-. Quindi dovremo andare a mettere anche un 2 qua avanti. La reazione netta quale sarà? Sarà praticamente che OH- reagisce con H+, si neutralizzano, si ammazzano fra di loro questi due ioni e si formano due molecole d'acqua. Ovviamente H+ più OH- da una molecola d'acqua, qua ce ne stanno due, quindi le molecole d'acqua saranno due. E gli ioni calcio Ca2+ acquosi e gli ioni cloruro 2 di Cl- acquosi restano inalterati prima e dopo la reazione. Per cui li possiamo andare a eliminare, Ca2 più e Ca2 più li eliminiamo, Cl- e Cl- li eliminiamo. A questo punto possiamo anche eliminare i due, perché praticamente tutti i membri di questa equazione chimica risultano tutti moltiplicati per 2, quindi per semplificare possiamo dividere per 2 ambo i membri, quindi questo 2 scompare, questo 2 scompare, questo 2 scompare. In effetti guardate qui. Se noi andiamo a scrivere le reazioni di neutralizzazione in forma ionica, la reazione è sempre la stessa. H più H- che vi dà H2O. Cioè se io per esempio prendo un'altra base, ad esempio prendo NaOH e prendo acquoso, un altro acido, ad esempio H2SO4, acquoso anch'esso. Abbiamo che si forma dell'acqua e si forma il sale corrispondente, Na2SO4. Quindi praticamente potete anche ricordare un piccolo schema, acido più base uguale sale più acqua. Chiaro? Allora, acquoso anche questo. Voi che cosa avete? Andiamo a bilanciare. Qui ce n'è uno di sodio, qui due di sodio, quindi dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti. Qui praticamente abbiamo un SO4, qui ci sta un SO4 e ci troviamo. Qui abbiamo 2 OH e 2 H+, che daranno origine a due molecole d'acqua, quindi dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti. Abbiamo bilanciato la reazione. Se noi avessimo scritto questa reazione in forma ionica, che sarebbe uscito? Sarebbe uscito alla fine sempre quello, perché avremmo scritto Na più acquoso più OH- acquoso più 2H più acquoso più SO4 2 meno acquoso che dà origine. Dunque, 2H+, per reagire, hanno bisogno di 2 OH-, quindi dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti, e quindi mettendo un 2 qua avanti è necessario mettere un 2 anche qui. Quindi qui otteniamo due molecole d'acqua,
poi più 2NA più al fuso più SO42 meno al fuso. Adesso elidiamo tutti i termini che compaiono inalterati a sinistra e a destra della freccia. Sodio e sodio scompaiono, solfato e solfato scompaiono, e togliamo anche i due perché ci danno fastidio, questi due che sono uguali da tutte le parti. Guardate cosa è rimasto: H più H meno uguale a H2O. Adesso lo potete fare per 100.000 reazioni, sempre quello vi esce fuori. Va bene? Ok? Adesso, le cose non è che sono particolarmente complicate, almeno per queste cose. Poi, allora, che altro vi voglio dire? Vi voglio dire ancora che ne so, sempre le reazioni di tipo acido-base si possono verificare anche, per esempio, che posso dirvi, fra un ossido e un acido. Ad esempio, se noi per esempio abbiamo un ossido metallico, ZNO, ad esempio il ZNO si trova praticamente allo stato solido, vedete? Lo buttiamo in una soluzione acquosa di acido cloridrico, HCl, acquoso. Abbiamo praticamente che l'ossido di zinco si scioglie e passa in soluzione. E noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che passa in soluzione e resta in soluzione, diciamo così, sotto forma di ioni Zn più 2 di ioni Cl meno. Quindi in soluzione troveremo ZnCl preso due volte acquoso. E praticamente gli H più reagiranno con lo ione ossido dell'ossido di zinco e si formerà dell'acqua. In effetti anche questa è una reazione di neutralizzazione, più o meno è sempre la stessa cosa. Andiamo un pochettino a bilanciare questa equazione. Adesso lo zinco, sta bene lo zinco? Uno qua, quindi lo zinco a posto. Vediamo un pochettino il cloro, qua quanti ce ne sono? Quindi che dobbiamo fare? Un 2 dove? Benissimo, ok. Adesso che cosa dobbiamo ancora bilanciare? Dobbiamo renderci conto se l'idrogeno è bilanciato. Qui quanti ce ne sono? Qui quanti ce ne sono? Con l'idrogeno siamo a posto. Ossigeno? Ok? Va bene? Allora, questa non si può scrivere in forma diversa, perché? Perché questo praticamente è presente allo stato solido, quindi i ioni stanno ancora assieme. Si potrebbe scrivere, vedete, un poco come ZNO solido più H più acquoso più Cl meno acquoso. E noi che cosa avremmo? Avremmo che questo passa in soluzione sotto forma di ZN2 più acquoso, poi praticamente si forma l'H2O e poi che resta in soluzione lo ione Cl- acquoso. Ovviamente, scusate, qui ce ne devono stare due perché questo è ZnCl. Allora, 2 deve stare qui, quindi deve stare 2 anche qui. E poi praticamente abbiamo che, allora se ci sta questo ci deve stare anche il 2 qua avanti e abbiamo bilanciato. Va bene, quindi praticamente risulterebbe scritta in questa maniera qui nella forma ionica. Quindi per esempio per questa reazione la forma ionica non è molto diversa dalla forma molecolare. Diciamo che in teoria sarebbe più esatto scrivere le reazioni in forma ionica, perché tutte le specie che non partecipano alla reazione vengono eliminate. E vedremo praticamente che in particolare le reazioni di ossidoriduzione, quelle più difficili da bilanciare, sono prevalentemente scritte in forma ionica.
Se quelle reazioni lì sono scritte in forma molecolare, diventa ancora un po' più pesante, diciamo così, più oneroso il bilanciamento di queste reazioni. Ci sono problemi su tutto quanto siamo andato dicendo fino adesso, ragazzi? Benissimo, allora proseguiamo ulteriormente, andiamo un altro po'. Sempre nell'ambito delle reazioni che non sono di ossidoriduzione, che cosa possiamo, quali reazioni possiamo andare a indicare? Possiamo andare a indicare, per esempio, le reazioni di decomposizione termica dei sali ossigenati, cioè i sali ossigenati sono, hanno questa formula qui generalmente. Prendiamo per esempio il carbonato di calcio, CaCO3. Se il carbonato di calcio viene riscaldato a temperature superiori a 700-800 gradi, che cosa fa? Questo è il carbonato di calcio sommostato solido. Si decompone nell'ossido di calcio solido anch'esso e in anidride carbonica che è gassosa. Sulla parola anidride, ecco, fra un minuto torno perché ho detto una parola che non ho ancora definito. Diciamo, questo sarebbe il diossido di carbonio che volgarmente è chiamato anidride carbonica. Va bene? Così come pure che vi posso dire, se noi ad esempio abbiamo un ossido decisamente basico, tipo praticamente l'ossido di sodio, Na2O, lo facciamo reagire con un ossido decisamente acido, tipo per esempio il triossido di zolfo, detto anche anidride solforica, vedete, questo è un ossido praticamente di un metallo. E vi ho detto è decisamente basico, su questo torneremo più avanti. E si trova ad esempio allo stato solido. Questo qui praticamente è l'anidride solforica. L'anidride solforica si trova generalmente allo stato liquido, perché vi ripeto, le forze di interazione fra le molecole di anidride solforica sono abbastanza forti da tenere insieme queste molecole, perché sono molto molto polari. Poi la massa molecolare è comunque abbastanza elevata, 3 per 16 siamo a 48, 48 più 32 lo zolfo siamo a 80, quindi è una molecola non pesantissima ma neanche proprio leggerissima, quindi cosa vuol dire? Liquido. Allora reagiscono fra di loro. Noi che cosa avremo? Avremo praticamente che si formerà il solfato di sodio, Na2SO4, che sarà solido anch'esso. Quindi vedete, questa è la reazione di decomposizione di questi sali, questa è la reazione, diciamo così, che i due sali danno fra di loro, perché un ossido acido e un ossido basico danno fra di loro per dare origine al sale. Diciamo, a seconda delle condizioni in cui ci si trova, queste reazioni possono avvenire o in questo verso qui o in questo verso qui. Cioè queste due reazioni sono le opposte l'una delle altre. Diciamo che a temperatura bassa è stabile questo, a temperatura alta sono stabili questi due. Guardate un poco, cos'è che la temperatura fa cambiare la situazione? Che significa? Significa praticamente che come l'energia è più bassa di questo qui, come disordine è maggiore questo qui. E non può essere che così, qua ci sta una molecola gassosa, qui molecole gassose non ci stanno. Quando passando da reagenti a prodotti o da prodotti a reagenti varia il numero di molecole gassose, dove ci sono più molecole gassose c'è più disordine e quindi l'entropia andrà a aumentare. Vorrei... Sempre nell'ambito di queste reazioni, chiamiamole di sintesi o di decomposizione, vedete, questa è una sintesi, questa è una decomposizione. Decomposizione e sintesi, a seconda di come uno le vede, sono la stessa reazione. Quelle là, diciamo così, degli ossidi con l'acqua. Perché? Noi che cosa? Guardate un pochino. Se noi facciamo reagire l'ossido di un metallo con l'acqua, noi che cosa otteniamo? Ad esempio, Na2O solido più H2O liquida, noi otterremo un idrossido, più precisamente otterremo NaOH che è solido. Allora,
andiamo un pochettino a bilanciare, qui ce ne sono due di sodio, qui ce ne sono... Ah, a proposito, quelle là che ho scritto prima, quelle là non le ho bilanciate perché? Perché tutti i coefficienti stoichiometrici sono... Non l'ho verificato, fatelo voi, vedrete che tutti i coefficienti stoichiometrici sono... Qui abbiamo un 2, quindi dobbiamo andare a mettere un 2 qua avanti. Qui ce ne sono 2 di idrogeno, qui 2 di ossigeno e 2 di ossigeno, quindi si trova. Quindi se noi facciamo reagire l'ossido di un metallo con l'acqua, noi che cosa otteniamo? Otteniamo l'idrossido. Così come pure se noi andiamo a riscaldare un idrossido e lo portiamo a temperatura sufficientemente elevata, quello si decomporrà e darà origine all'ossido più l'acqua. Anche in questo caso qui, tutto questo ci dice che c'è una minore energia in questa situazione qui, c'è un maggiore disordine in questa situazione. Per cui ad alta temperatura è stabile questo, a bassa temperatura è stabile questo. Va bene. Adesso, diciamo, qualche cosa di analogo fanno anche gli ossidi, diciamo così, dei non metalli. Ad esempio, se noi facciamo reagire, vedete, un ossido di un non metallo, l'anidride solforica che abbiamo detto prima, che vi ho detto è liquida a temperatura ambiente, come dell'acqua che è liquida a temperatura ambiente anch'essa. Diciamo l'anidride solforica è, o triossido di zolfo, scusate, chiamiamolo ancora triossido di zolfo, reagisce molto avida ad acqua, reagisce con l'acqua e dà origine all'acido solforico H2SO4, che vi ho detto essere liquido anche quello. Adesso noi che cosa abbiamo? Se noi andiamo praticamente a riscaldare l'acido solforico a temperature opportunamente elevate, noi che cosa abbiamo? Andiamo praticamente a disidratare l'acido solforico. E che cosa otteniamo? Otteniamo triossido di zolfo e otteniamo acqua. In effetti, diciamo così, il nome anidride, con cui viene anche indicato il triossido di zolfo, viene chiamato anidride solforica, vuole proprio indicare questo fatto qui, perché è una parola di derivazione greca che significa anà vuol dire senza, iudor vuol dire acqua, quindi anidride è qualcosa che è stato, diciamo così, privato della sua acqua. Per cui, praticamente, dato che le anidridi erano ottenute dai corrispondenti ossidi acidi per disidratazione, questi composti sono originariamente stati chiamati anidridi. Ovviamente, poiché lo zolfo tiene due diversi ossidi, uno è l'anidride solforica, un altro è l'anidride solforosa che è ASO2, per andare, diciamo così, a differenziare l'uno dall'altro, cosa si dice? L'anidride che ha un numero in cui lo zolfo ha un numero di ossidazione superiore è l'anidride solforica, sempre, diciamo così, in ossequio a quelle regole di nomenclatura che abbiamo visto ieri, e l'anidride in cui lo zolfo compare con numero di ossidazione inferiore è l'anidride solforosa. Ad esempio, che vi posso dire, per il cloro che dà origine a quattro composti con l'ossigeno, che sono praticamente l'anidride ipoclorosa, l'anidride clorosa, l'anidride clorica e l'anidride perclorica, si utilizzano praticamente gli stessi aggettivi identificativi che si utilizzavano per gli acidi. Cioè, come esisteva l'acido ipocloroso, l'acido cloroso, l'acido clorico, l'acido perclorico, quando noi li andiamo a disidratare e li trasformiamo nelle corrispondenti anidridi, allora se l'acido è ipocloroso, l'anidride è ipoclorosa, se l'acido è clorico, l'anidride è clorica, e così via. Va bene? Come vedete, sono tutte cose abbastanza semplici. Ultimo tipo di reazione non d'ossido riduzione che vale la pena comunque di rappresentare sono le reazioni di polimerizzazione. Le reazioni di polimerizzazione, diciamo, sono molto importanti nell'industria, nella tecnologia e, non lo potrete credere, anche a livello biologico. In effetti, diciamo, grandi parti del nostro organismo sono fatti da proteine. Le proteine in fondo che cosa sono? Sono dei polimeri biologici. Vediamo un pochettino che cosa sono questi polimeri, cosa sono le reazioni di polimerizzazione. Sono delle reazioni in cui praticamente delle molecole si possono andare a sommare a delle altre, a formare una molecola più grande. Poiché questa reazione di polimerizzazione non si arresta soltanto per due termini, ma può
proseguire per un numero imprecisato di termini N, e questo termine, questo numero N può essere anche molto grande, può essere anche 100.000, 200.000, 1 milione, qualcosa del genere, il prodotto finale delle reazioni di polimerizzazione non sono delle molecole, sono delle macromolecole. Facciamo subito un esempio. Quando noi abbiamo parlato della geometria molecolare, abbiamo visto un composto che si chiamava etilene oppure etene, che era fatto praticamente in questa maniera. Vedete? Praticamente. L'etileno etene era fatto in questa maniera. C'era un doppio legame tra i due atomi carbonio-carbonio. Allora, questo doppio legame, diciamo così, vi ho detto che manifesta una certa tendenza ad aprirsi, per cui generalmente questi doppi legami come vengono rotti? Vengono rotti andando a irradiare queste molecole con luce di opportuna frequenza, generalmente luce ultravioletta, sai, le radiazioni ultraviolette sono belle energetiche, diciamo così, insomma, hanno una lunghezza d'onda abbastanza bassa, la frequenza è abbastanza alta, per cui sono energetiche ma non energeticissime, diciamo che sono comunque sufficientemente energetiche da spezzare questo doppio legame. Quindi praticamente in cosa si trasforma questa molecola di etene o etilene quando si spezza il doppio legame? Si trasforma praticamente in uno spezzone di molecola che è fatto così. Ma praticamente in questo spezzone di molecola, e questo spezzone di molecola è estremamente reattivo, perché vedete queste lineette che sono andate a disegnare qui corrispondono praticamente a un elettrone, cioè in poche parole noi abbiamo un orbitale di tipo sp3 in cui ci sta un solo elettrone, quindi cercherà di reagire con qualunque cosa venga a contatto pur di andare a riempire quell'orbitale sp3 in cui ci sta un solo elettrone. Adesso supponiamo che nel sistema dove noi stiamo facendo avvenire questa reazione di polimerizzazione ci saranno tante molecole, per cui che cosa succede? Facciamo il ragionamento su due molecole. Allora, la prima molecola mi dà questa reazione di apertura del doppio legame, e altrettanto fa la seconda molecola, quindi possiamo scrivere che questi due spezzoni chiaramente si uniranno fra di loro, perché qui c'è un atomo di carbonio che presenta un orbitale ibrido sp3 con un solo elettrone. Anche qui c'è un atomo di carbonio che presenta un orbitale ibrido sp3 con un solo elettrone. Quindi si sovrapporranno fra di loro questi due orbitali ibridi sp3, condivideranno la coppia di elettroni di legame e quindi si formerà questo accenno di catena. Che io vi ho scritto non è che è limitata a due molecole, se sono presenti n molecole reagiscono n molecole, per cui praticamente abbiamo una catena lunghissima che è formata tutte quante da queste unità praticamente CH2. Vedete, questo qui è chiamato il monomero e il materiale risultante che esce fuori composto da queste lunghissime catene, ripeto, catene che sono composte anche da 100.000, 200.000, 300.000 atomi anche, costituiscono praticamente il polimero. Diciamo, tanto per fare un esempio, le bottiglie dello shampoo, le bottiglie del bagnoschiuma sono tutte quante in polietilene. Ci sta sotto un marchio, PE, è la sigla commerciale del polietilene. Questo qui per esempio è un polimero diverso, è il polietilene tereftalato, ed è un po' diverso praticamente dall'etilene. Chiaro, dal polietilene. E diciamo di reazioni di polimerizzazione ce ne sono tantissime.
Vedete, la reazione di polimerizzazione generalmente può avvenire soltanto in due modalità diverse. Questa è la polimerizzazione per addizione, in cui praticamente noi abbiamo che le molecole si sommano direttamente, diciamo così, le une alle altre. Però esiste anche un'altra modalità, diciamo, di polimerizzazione. Facciamolo per esempio per un altro composto che può dare origine alle reazioni di polimerizzazione, l'acido fosforico. L'acido fosforico che ha formula H2O4. Se noi andiamo a vedere la formula di struttura del fosforo, la formula di struttura dell'acido fosforico sarà questa qui. Atomo di fosforo legato con un doppio legame, un atomo di ossigeno, è legato a 3 ossidridi. Se facciamo reagire due molecole di acido fosforico tra di loro, cosa si può verificare? Allora, praticamente abbiamo che viene eliminata una molecola d'acqua e praticamente questo atomo di ossigeno che sta qui funge da ponte fra due atomi di fosforo e quello che viene fuori è un accenno di polimero che è fatto così. Ovviamente questa reazione non è limitata, diciamo così, a due molecole solamente. Se noi ci mettiamo n molecole, praticamente noi abbiamo che si forma una catena molto molto più. Quello che si ottiene è un polimero che si chiama acido polifosforico. I polifosfati che vengono utilizzati come conservante sono un parente di questo acido polifosforico. Cioè, invece di starci praticamente degli ioni H+, qua ci saranno ad esempio degli ioni Na+, questi sono i polifosfati. Va bene? Adesso, di diverso fra questa reazione di polimerizzazione qui e questa qui, che cosa ci sta? Ci sta praticamente che qui le molecole si sommano, quindi questa si chiama polimerizzazione per addizione. Qui invece viene eliminata una molecola d'acqua e si chiama polimerizzazione per condensazione. Quindi per condensazione quando viene eliminata una molecola a basso peso molecolare, spesso è acqua. Ci sono problemi? Vabbè, allora. Cominciamo a affrontare allora le reazioni di ossido di funzione. Fatemi un momento cancellare la lavagna e poi diciamo così riprendiamo. Interrompiamo la lezione.